Degle calendar has been created to be the exclusive automotive calendar. Exclusive not just because it's limited production or because you can see it through the glossy carbon fiber and black anodized aluminum frame. It is also exclusive because each year it will feature a different selected automotive theme, delighting all car enthusiasts. Bertone has always had a special place in my heart. My career as car designer began here many years ago, and I had the opportunity to be very close to many of these concept cars day after day. That is why I wanted to start Degler Calendar with the 2014 theme Concept Cars by Bertone. Concept cars in the car design industry are an extremely important aspect of showing what you can do with your muscles. Athletes have the Olympics to show what they can do and show who's the fastest man in the world. Same thing with prototypes, concept cars. So you want to show people what you can do. With production cars, we're limited of packaging and timing and laws and things like that. But with concept cars, it's wide open. You go to a car show, people ask, what was the most interesting thing you saw there? They say, well, most of the concept cars were very predictable. There was one or two that were really interesting. That's where Bertone likes to live, is in those areas where things are not so predictable, but they're more provocative, helping people think about what would be the next trend, what's the next direction, where are we going with car design in the future? And historically speaking, Bertone's always been an anticipator of those trends. And always thanks to the concept cars shown at the car shows. The Italian Design Center has created some great cars throughout its history, so choosing just 12 prototypes was not an easy task. I wanted to show the evolution from Nuccio's personal race car to the futuristic Alfa Romeo Pandion via the fantastic late 60s Gandini's designs. Erano delle vere macchine funzionanti, fatte in lamiera, fatte diciamo con quasi guidabili, adesso dipende, in alcuni casi sì, in alcuni casi un po' meno. Però costruite molto bene, a differenza di oggi, che in cui questi prototipi presentati sono delle macchine finte, no? Sono delle macchine in fiberglass che sono poco più di maquette in pratica. E penso che sia soprattutto il fatto che Bertone aveva molto coraggio in queste cose, per cui accettava anche le idee più strane, tipo la Strato Zero, no? Cioè, un altro avrebbe potuto dire no grazie. Bertone è uno dei carrozzieri a cui io sono più affezionato, avendo la Giulietta Sprint, grande capolavoro, il primo capolavoro dell'era industriale di Bertone, ma sono particolarmente affezionato a questa dove sono seduto adesso, che è lo Spider, sempre disegnato da Scaglioni in concorrenza con lo Spider di Pininfarina per la nuova versione. Questa è una scoperta che mi ha aperto la strada, diciamo, al mondo del collezionismo più importante. Grande poi soddisfazione è quella di vedere inserita la mia Giuliettina Spider all'interno di un calendario che penso che possa avere veramente una grande importanza, perché sono racchiuse 12 vetture incredibili di questo mondo Bertone, che è sempre stato un mito da imitare, un mito da scoprire, un mito da vivere. Many of them not, no longer here in Bertone, they're around the world. Some of them are in America, some of them are around Europe, some of them in Japan. But the most important thing is that they still exist and they create an interesting retrospect about what has happened in the past. And to put them all together in a single calendar is really an exciting opportunity to show the masterpieces that Bertone has done in his past 100 years. Nessuno ha mai avuto l'occasione di vedere insieme, no? Normalmente tutte cose che si vedono
qua alla presentazione si vedono prototipo per prototipo, uno alla volta. E il fatto di riunire insieme, soprattutto progetti di anni molto distanti anche fra di loro, no? Quindi una certa evoluzione sia del gusto che insomma dell'automobile in generale, è comunque interessante. Penso che sia una cosa molto gradita da chi ama questo tipo di automobile o comunque l'estetica dell'automobile.